Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo Assaggiamo. So che vi avevo promesso di fare una dieta un pochino più equilibrata e di evitare le schifezze, ma quando ho visto queste patatine al supermercato giuro che non ho saputo resistere, quindi vi presento le patatine al pepe rosa e lime. Allora, c'è scritto che hanno un sapore fresco, quindi mi sembrava l'ideale presentarvele per l'estate. Vi faccio vedere un pochino più da vicino il sacchetto. Come vedete è abbastanza minimal, qui avete appunto le patatine con il pepe rosa e il lime, sono 150 grammi, quindi dovrebbe essere abbastanza pieno come sacchetto. E qui dietro appunto vi faccio vedere sia gli ingredienti qui, sia anche la tabella dei valori nutrizionali se ci fosse qualcuno di interessato. Adesso procediamo con l'apertura del sacchetto. Mezzo vuoto, ma è come era prevedibile. Diciamo che all'aspetto non sembrano molto diverse dalle patatine normali, hanno giusto qualche puntino rosa che deve essere appunto al pepe. Direi che assaggiamo. Ne assaggio un'altra perché non sono molto convinta. Devo essere molto sincera, non hanno un gusto proprio definito, giusto no, il pepe non si sente, verso la fine della patatina si sente un po' di gusto appunto del lime, quindi qualcosa di un pochino diverso, un pochino più fresco, quindi un po' una delusione. Non so, io l'ho trovata appunto all'Espar, sono quelle del supermercato, se avete. Penso che forse la San Carlo le abbia fatte, magari sono un pochino diverse, sono un pochino più gustose, ma potete farmelo sapere se le avete provate qui in un commento qui sotto. Io spero che il video vi abbia potuto interessare, ci vediamo appunto la prossima settimana con un nuovo video. Potete lasciare un like e condividere il video con i vostri amici se pensate che possa interessarvi. In descrizione trovate i link a tutti i miei social, noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life.